verrà, dopo sarà nuovamente ripresentato. Vedrete che nella programmazione c'è tanto di tutto, quindi dalla parte musicale alla parte teatrale, quindi è veramente una situazione complessa e naturalmente dà una offerta a quello che è un pubblico sempre in crescita, che è quello dei teatri, che è sicuramente interessato alle attività che vengono portate avanti. Dico in crescita perché anche per la stagione teatrale, che in parte si sviluppa anche all'interno del Teatro Moderno, abbiamo 170 richieste di aumento a soci quest'anno al momento, quindi vuol dire che fortunatamente dopo gli anni di pandemia, dopo un momento di crisi, dopo un periodo finita diciamo l'obbligatorietà del distanziamento che sembrava si potesse ripartire, che invece sta un momento anche quello difficile, che abbiamo notato che il primo momento addirittura c'era più gente quando c'era distanziamento sociale di quando era stato tolto, proprio perché ancora la paura delle persone, della vicinanza con le altre. Veramente orgogliosi e felici di fare questa conferenza stampa, perché? Perché dopo due anni molto difficili, e non vi sto qui a fare la retorica del Covid, ma insomma che bene o male ha colpito un po' tutti i settori della nostra vita, ma i teatri, le palestre, insomma le piscine, le strutture che accoglievano persone diciamo in maniera massiva sono state quelle più colpite. E in particolare insomma il teatro e tutta l'attività culturale legata a questi ambienti ha forse subito un colpo durissimo, perché andava a incidere su quelle che erano le abitudini delle persone, tant'è che oggi c'è un rinnovato entusiasmo, una corsa a fare l'abbonamento alla stagione teatrale, una voglia di tornare. So che anche la Biblioteca Indiana ci ha avuto un impennare di implementazioni e di rinnovo di tessere, quindi quello che prima veniva percepito come un accessorio, no, della vita che ognuno di noi frequentava più o meno, invece oggi c'è proprio il sentore che era qualcosa di più importante, no? Di una